appena partiti da Cogne e stiamo andando a fare il percorso della Gran Paradiso Bike. Sta gara che di solito viene sempre vinta da Martino. Vediamo oggi chi vince fra me e Silvia. Per ora lei, perché in salita niente, non vi niente da fare. 50 km con 1400 di dislivello, tutti su e giù e un po' ravanate. La Silvia viene con la gravel, vabbè, la farà sicura e via. Ah, e ovviamente se venite a farlo, giro come al solito, là in fondo potete vedere il ghiacciaio del Gran Paradiso con la sua maestosità e la sua bellezza. Adesso, forse non proprio finalmente, abbiamo iniziato con lo sterrato, che non è per niente facile. Vediamo che bella spolmonata che staremo per fare. Ale! Ale, Ale! Ale! Figa, ce l'avevi quasi fatta! Grande! Brava! Provaci qua, devi impennare un po' la bici. Gran Paradiso Bike, arriviamo! Questi passaggi della Gran Paradiso Bike, un pochino esposti, non so se potete vedere, però bellissimo, guardate, eccola, eccola, eccola che passa, eccola. Molto semplice, direi. Si vede la tendenza, ragazzi, ma non so quanti normodotati la pedalano. E quanti disabili? Disabili, la metà io, poi gli altri non so. Gli altri disabili usano l'elettrica. Allora ragazzi, sulla Gran Paradiso Bike ci sono ben dei paesaggi un pochino aerei di salita, forzette. Ripresa la caduta in diretta. Eh sì. Comunque questo percorso è fattibile benissimo, quasi anche in gravel. Quasi. Meglio la mountain bike, però. Prova di un passaggio un po' tecnico in salita. Ale. Ale. Niente, non c'è riuscita neanche la nostra signorina. Questa è la vista. Vi si apre dopo le varie spolmonate che si fanno. Allora ragazzi, questo è il sentiero della Gran Paradiso Bike, lo stiamo facendo in salita. Quando arrivate al punto più alto, a 200 trovate questa panchina per riposarvi, le vostre membra stanche, e vedere davanti il Gran Paradiso. Lì sotto c'è Cogne. La salita è tutta così. Come sempre dalla telecamera sembra tutto piatto, ma niente, è in salita, te lo dico. Adesso sembra che inizierà la discesa e sarà tecnica, dicono, cambia i debitanti del luogo. Adesso sarà tutto un po' sentierino con dei no stress e così, che non faremo ovviamente. Proveremo. A destra sì, a sinistra non li faccio e vabbè. Quasi. Discesa della Gran Paradiso Bike. Tornante con un bel nose press, forse, vediamo se riesco a farlo. Opla! Guardate che bei passaggi che si fanno con la gravel. E se non si riesce a pedalare con la gravel, si viene giù a piedi e via, tranquilli, no? È bellissimo quel sentiero qua. Ragazzi, non so se si percepisce la ripidità di questa discesa,
ma c'è la Silva che sta scendendo a piedi e è bella ripida. L'ho fatta tutta in sella. Che figata, che figata. Wow. Ero al limite, ma ce l'ho fatta. Finalmente arrivati in Val Nontei. Abbiamo fatto un piccolo cambio di bici perché c'è stato un problema ai raggi dell'altra. C'è la Silva contenta per il giro bellissimo che abbiamo fatto. Gran Paradiso. Gran Paradiso là davanti. Adesso lo stiamo conquistando, il Gran Paradiso. Stiamo pedalando verso il nostro obiettivo. Ma il giro oramai è quasi finito, il duro è andato. E adesso è solo plaisir. Ritornati alla macchina dopo questo giro istruttivo. Adesso abbiamo bisogno di una bella doccia e per fortuna abbiamo lo zio Ago Fit Paolo dal corso che ci aiuta con la doccia, sennò siamo coppati. Giro bello e istruttivo. Farlo tutto in gara, i ritmi da gara dura, interessante comunque. Comunque bel giro, venite a farlo, è bellissimo. Ciao a tutti e alla prossima avventura.